Allora, sono Ludovica, Vittoria, dovrei dire. No, rifacciamo. Sono Ludovica Vittoria, ho 30 anni e vengo dal Friuli. Mi chiamo Emanuela, sono friulana, ma ho vissuto la maggior parte della mia vita a Roma. I tuoi genitori di dove sono? Tutti e due friulani, nati a Udine. E mia madre era friulana, mentre mio padre e la sua famiglia sono romani. Cioè, io pensavo di parlare un italiano corretto, fra virgolette, senza accenti, però veniamo percepiti come tipo ciao, ciao. Devo dire che mi sento friulana e romana. Il mio modo di fare è molto più terrone. Uso questa parola con molto orgoglio perché secondo me i meridionali hanno questa passionalità, questa apertura. Cosa vuol dire essere friulana? Sono tutt'altro che friulana e nordica. Allora, mamma mia, se dovessi chiederlo ai miei amici, significherebbe che riesci a bere un sacco e che lavori molto. A me i veneti stanno molto simpatici, poi mi fa simpatia come accento, ci sono degli accenti che mi piacciono un po' meno. Io non amo gli accenti del nord. Che non serve dire, secondo me. Il mio accento è romano. In questo momento cerco di non avercelo, così come nel lavoro, perché purtroppo l'accento romano credo che dia l'idea di definire una persona, lo dico così come mi è stato letteralmente detto, che non c'ha voglia di fare I friulani non amano il un cazzo. Cioè, contatto sono fisico. freddi, capito? Lo vedi subito chi è terrona e chi è. Mi dispiace dire questo. Il nord e il sud sono veramente il giorno e Che difficile la domanda se ti senti italiana. la notte. Sono innamorata follemente del mio accento. Beh, allora innanzitutto vorrei dire che il friulano è una lingua e non è un dialetto. Abbiamo mangiato bene, che in friulano si dice i vin magia ben. Avevo mangiato bene. Ma tra tutte le cose. Mandi, mandi. Senti un po' Sì, bilingue. assolutamente sì. È una parola simpatica, accento o come. La definirei una parola Caratterizzante. caratterizzante.